Salvatore Pignataro, come ho rilanciato anche sul mio profilo Facebook, ad Avellino c'è una situazione di minori un po' troppo fuori controllo. Sì, il fenomeno non è questo. Io ho fatto anche uno studio di recente, essendo docente di criminologia investigativa all'Università Giustino Fortunato. Dobbiamo partire con una serie di considerazioni. L'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza, istituita presso il Ministero della Famiglia, ci riporta che il 7% dei minori fa parte di una banda, il 17% commette atti vandalici e anche rispetto ai dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale emerge che il 20% dei minori praticamente viene denunciato o arrestato negli ultimi tempi. È un fenomeno chiaramente in forte ascesa, non solo nella nostra provincia ma in varie parti d'Italia. Chiaramente dobbiamo dire che queste aggressioni, questi atti vandalici vengono chiaramente condivisi su chat e sui propri profili social e appunto si ha un rinforzo della condivisione attraverso condotte delinquenziali. Il punto è non solo chiaramente che i minorenni dovrebbero diciamo, educarsi rispetto ad alcune anche, non so, utilizzo dei social, a vedere alcuni tipi di fiction, a vedere alcuni falsi ideali. Quindi diciamo che il ruolo importante della famiglia, della scuola e degli enti del terzo settore, come anche l'importante ruolo degli enti religiosi, può, diciamo, contribuire a allentare questa morsa che va sempre più espandendosi. Quindi è importante, diciamo, favorire la cultura della legalità in tutti i suoi mezzi, è importante imparare più giovani rispetto per se stessi e rispetto per gli altri.